Vediamo la connessione con Gloria. Gloria, carissima! Ma che bello, mi fa piacere vederti questa fantastica diretta Instagram. Non te l'aspettavi, il fatto che ti chiamassi in diretta. No, speravo di no, ero proprio col pigiamone con gli orsacchiotti, mi sembrava too Ma much. figurati, ma guarda, va assolutamente, va Mamma benissimo. Allora, voglio presentarti un attimo, visto che comunque ci segui e anche Alessia ti saluta, che ormai è caduta completamente col suo problema di wifi. Vorrei presentarvi questa mia carissima amica che si chiama appunto Gloria e che per tutti è la guru, guru, senso al guru in realtà. Perché Gloria? Perché senso al guru? Beh, la cosa nacque tanti anni fa che andava di moda la sensual coach, che però era molto generico. Tu sai che io vivo in India qualche mese l'anno, anche ho detto Vabbè, adesso da ci te. penso io. Sensual guru, che poi voglio dire, è un No. insegnante in un certo senso. Beh, però è un insegnante interessante perché io vorrei infatti sottolineare a quelli che sono stati e che ancora oggi lo sono, no? Dei tuoi video su YouTube di tutorial proprio di quelli che sono alcuni giocattoli sessuali, quindi alcuni sex toys, e che vi dico andateli a vedere perché sono molto interessanti, e dove Gloria, in maniera molto molto naturale, molto tranquilla, riesce a fare che cosa? A far capire l'importanza di divertirsi sia in autoerotismo e a volte anche in coppia. Come mai Yes. però secondo te le persone hanno risposto al nostro sondaggio che non lo hanno mai utilizzato, il 61%? Io Io secondo ho me... un'opinione Diccela! discordante dalla tua. Secondo me non è il 61, ma è anche di più. Pensa un po'. Addirittura! Cioè, Cioè, perché io, a quindi tu... differenza di te, che hai, vabbè, un approccio diverso con i tuoi pazienti, Certo. avendo a che fare in continuazione con gruppi di tante persone. La reazione è un po' come quella di Alessia, capisci? Quindi veramente loro non, quando gli dimostro, gli, per esempio questo è insospettabile, no? Ah, beh, Quando certo, il comincia rossetto. a vibrare, cioè si spaventano veramente e sono una percentuale, a mio avviso, maggiore. Poi, per carità. Gloria, mi raccomando, quel rossetto io voglio regalarlo ad Ale. Lo voglio regalare ad Ale perché quel rossetto è fantastico perché oltre al fatto che se lo può portare dentro la pochette e naturalmente vengo preso Alessia, guarda, e nel momento... Nel senti, momento, nel momento. oh, Vibra, spiegala vibra. che serve. Ale, quello serve perché nel momento in cui tu, quando così ti capita, no, di dire, ma voglio per un attimo stimolare, no, la fronte, come faceva Gloria adesso, o il naso, io vado a utilizzare questo rossetto che non è un reale rossetto, non mi serve per mettermi il rossetto sulle labbra, ma per creare una vibrazione ad hoc. Per di più, vibrazione che ora, quello nello specifico credo abbia una vibrazione o più Sì, questo vibrazioni, è una. uno semplice, però ho in arrivo due o tre vibrazioni, addirittura un mascara c'ho con tre vibrazioni. Pensa te, Ale, il mascara con più vibrazioni, quello guarda, no, al tuo compleanno ormai mi è chiarissimo che cosa regalarle. Esatto. Senti, Gloria, invece una domanda, vedi che con te la linea funziona. Pellegrino, Pellegrino, qui Io, sai che dobbiamo sono una cambiare gestore. tecnologica? Ma posso andare a trovare Alessia quando si può uscire e le faccio mettere un buon wifi? Perché Ma dai, è un guarda, peccato. ti dirò in privato poi, dalle il suggerimento anche adesso che non puoi uscire, perché secondo me, se no le dirette fra me e Alessia saranno sempre interrotte costantemente. Comunque gliel'ho detto, anch'io che deve cambiare gestore perché non va bene. Allora, a parte Alessia che compra ancora rossetti della MAC, che potrebbe andare bene, ma guarda che questi sono dei rossetti comunque interessanti anche se non colorano. No, volevo chiederti una cosa. Gloria, qual è dal tuo punto di vista, visto che poi tu comunque commerci, no, anche quello che è effettivamente il sex toys, qual è il sex toys che ancora oggi va molto, diciamo, viene venduto molto? Perché io ho naturalmente delle reminiscenze e anche delle statistiche legate più a un discorso anche di business, però mi piacerebbe capire, no, e sapere effettivamente anche dal tuo punto di vista proprio reale, qual è il sex toys che va di più oggi come oggi? È lo stesso di tanti anni fa, tutto sommato. Vedi. È quello che hai fatto vedere tu, il Rabbit con le perline, perché comunque va a stimolare
una serie di zone, no? Le Certo. perline d'ingresso, quello, il punto G, l'aperitivo vaginale, il rabbit, grosso modo. Poi Che poi sono. ricordiamolo, no? Il Rabbit è famosissimo perché naturalmente era il famoso sex toys utilizzato in Sex and the City, no? E quindi in Assolutamente, realtà venne fuori proprio in quella, in una delle puntate, no? Di questa serie dove la protagonista utilizzava e impazziva di piacere rispetto a quello che si chiuse effettivamente a era, casa, che si dice, chiuse dove in casa, recuperarla. esatto. Anche perché il Rabbit effettivamente è molto particolare, perché giustamente, come stavi sottolineando, ha diverse vibrazioni, ma soprattutto diversi movimenti dati da diversi materiali che vanno effettivamente a stimolare parti differenti, no? Creando una Contemporanea. sensazione contemporanea di grande piacere. Notare l'atteggiamento di Gloria e quello mio nel parlare di sex toys, stessa disinvoltura. ma io naturalmente. Ale, lo sai, con te faccio disimbarazzo sessuale, con Gloria abbiamo fatto più cose in realtà, quindi ci siamo già collaudati in altre situazioni, in questo senso. Va bene, tra l'altro esce proprio un mio video su Instagram e Sensual Guru di Facebook, proprio su Sì. questo rossetto e gli insospettabili, che questo tu diresti mai che è un giocattolo. Ah, beh, no, la Margherita, no, assolutamente. No, anzi, perché poi mi sembra che poteva essere utilizzata anche come portachiavi, no? Se non ricordo Sì, è male. portachiave, Esatto. Allora, è portachiave. no, Va bene, lo sai che senti. chiedevano di far vedere il Rabbit. Io non ho un vero Rabbit perché rifaccio vedere questo che in realtà è un po' un orsetto. Vedi se ce l'hai tu, però più o meno ha delle cose simili perché vedete che c'ha delle perline in mezzo al dildo, e poi c'è in questo caso un orsetto, ma diventa anche un coniglietto che va a stimolare il clitoride una volta che il dildo sta all'interno della vagina. Comunque, se Gloria adesso lo porta, vi fa vedere il rabbit vero, perché Lo sul libro trovo. non lo trovi, però appunto ha questa caratteristica doppia. Guarda, puoi tornare. Ah, ti faccio vedere un'altra cosa, guarda. Ale, la Questo Margherita è un è il rabbit. vibratore che viene utilizzato sia come portachiavi ma anche come vibrazione, perché ti dicevo, piccoli oggetti da mettere sopra il clitoride. No, intanto Allora. stavo rispondendo, vai, vai. Poi dopo vediamo la linea ad Alessia, se no insomma abbiamo. Allora, questo è un rabbit moderno, Vai. Sì, ok. che Anzi. invece di avere le orecchiette del coniglio che vibrano, hanno questo che girano sempre sul clitoride. Certo, sì, perché tanto comunque la parte quella più allungata è la parte che viene inserita in vagina, e quell'altra parte è quella che poi in corrispondenza arriva sulla zona Sulla clitoridea. vagina, il Esatto. clitoride. E viene a stimolare qua. Ok. Gloria, è stato un piacere averti con noi in questa diretta. Poi È magari ci stato un risentiamo piacere con per me. calma e andate a vedere i video di Gloria Guru, della Sensual Guru su YouTube, perché sono assolutamente meravigliosi. Un bacio, buona No. Pasqua anche, Buona visto che Pasqua a eravamo voi in, te anche. in tema di ovetti prima. Ciao, ciao Alessia. Ciao, ciao Ciao a tutti. Gloria, No. ciao.